Professor Lenzi, endocrinologo della Sapienza, ha messo in evidenza il rapporto tra salute e mobilità con un progetto ben specifico. Ce ne può parlare? Siamo un gruppo di esperti che non sono solamente medici, ma sono epidemiologi, sono sociologi, sono amministratori locali. Sono esperti di urbanistica e abbiamo costituito quello che abbiamo definito Health City Institute, cioè una specie di contenitore dentro cui tutte queste persone parlano fra di loro e costruiscono una città, diciamo, più a misura d'uomo, ma soprattutto più a misura di salute dell'uomo. Lo scopo sostanziale è di modificare alcune patologie croniche che sono tipiche dell'ambiente cittadino. Essendo endocrinologo parlo ovviamente del diabete o dell'obesità, che sono sicuramente due patologie di tipo endocrinologico che colpiscono molta popolazione, ma che nella città, al di là dei vantaggi della vicinanza del servizio sanitario, hanno però tutti gli svantaggi che la scarso movimento, a cui si aggiunge poi un'alimentazione non corretta, si aggiungono altri fattori, inquinamento e compagnia bella, può avere un aggravamento e quindi non star meglio ma star peggio. Il diabete urbano è ormai una patologia quasi a sé stante. E nell'ambito infatti dei progetti dell'LCT Institute c'è stato quello, assieme ai colleghi dell'atletica e in particolare Maurizio da Milano, di costruire un volume che si chiama La città del cammino, cioè nel senso che abbiamo costruito dei percorsi urbani proprio nella città di Roma metropolitana, quindi fattibilissimi, oltretutto anche abbastanza accattivanti, perché c'è quello attraverso i musei, c'è quello attraverso le cupole di Roma, quello attraverso i grandi monumenti, quello attraverso gli scavi o quello nei parchi, che consente di fare piacevolmente, magari anche non da solo, magari con la famiglia, dei percorsi cittadini. Vi assicuro che questo può, per esempio nel diabete di cui parlavo prima, ridurre la necessità di farmaci e ridurre la possibilità di complicanze di diversi punti percentuali. Si parla di un 20-30% di riduzione delle possibilità di complicanze e di una riduzione anche della spesa sanitaria, perché chiaramente se dobbiamo dare meno farmaco al paziente possiamo curare più pazienti. Ecco, quindi cosa fa un mobility manager in un'azienda? In particolare tu cosa fai? Allora, il decreto Ronchi dice che dovremmo contare quelli che vanno nei vari modi, utilizzano i vari modi di trasporto. In realtà questo dato, che forse è un po' scontato, è acquisibile, conoscibile e va comunque validato, deve essere accompagnato da un'attività di relazione interna ed esterna con i soggetti che possono contribuire a costruire un contesto favorevole alle scelte di mobilità sostenibile. Dottor Labriola, la Presidenza del Consiglio sta portando avanti un progetto pilota di smart working, lavoro agile. Si può configurare questo tipo di lavoro come un lavoro in mobilità sostenibile? Il nostro progetto è stato portato avanti anche in collaborazione con il Politecnico di Milano, dove esiste uno specifico osservatorio, e nelle stime di questo osservatorio viene evidenziato come l'incremento di produttività stimata del dipendente è di circa il 20%, quindi da una parte ha un 20% di tempo meglio gestibile e quindi più utilizzabile, migliori risultati, e in più 20% di maggiore produttività, quindi è una logica, come si dice con il termine manageriale, win-win, dove da un beneficio per una parte deriva un beneficio anche per l'altra parte. Il progetto del bike sharing. Si tratta di un progetto finanziato da un programma Horizon 2020, quindi direttamente dalla Commissione Europea, ed è un progetto che consente a noi municipio di poter acquistare 6 stazioni di ricarica per bici elettriche e 78 bici da poter posizionare in diverse postazioni all'interno del nostro municipio, probabilmente vicino nei pressi delle stazioni della metropolitana, così da poter permettere l'utilizzo di bicicletta e metro, quindi l'intermodalità, ai residenti e a chi lavora nel nostro municipio. È un progetto che durerà 3 anni e che noi speriamo di poter diffondere anche al resto della città, proprio avvalendoci di accordi futuri con le aziende e ovviamente gli enti pubblici che sono presenti sul nostro territorio.